Convegno di studi sulla figura, l'opera e i tempi in cui è vissuto Pasquale Enrico Mormora, giovane poeta e studioso monteleonese prematuramente scomparso, legatissimo, malgrado la sua giovane età, ai principali ambienti culturali del tempo in cui è vissuto, ovvero gli inizi del Novecento. Per l'intera giornata si sono susseguite le relazioni di diversi studiosi che hanno messo in evidenza la figura di questo giovane poeta ammirato dagli artisti del tempo, tra cui spiccano le figure del pittore Gemito e del vate Gabriele D'Annunzio. Il convegno si è caratterizzato dalla realizzazione di un volume antologico dei suoi scritti, contenenti tra l'altro Lode a Ipponion, composizione poetica molto apprezzata che riflette il legame profondo del giovane autore con l'antichità classica e con i luoghi della sua vita, e la proiezione di un documentario sulla sua figura, i ricordi che ha lasciato, i luoghi dove ha vissuto, per la regia di Francesca Mormora e la voce narrante di Alberto Michelotta. È stato un po' dimenticato, in un certo senso anche nella famiglia stessa, perché questa morte così improvvisa, così drammatica, diciamo che ha un po', come dire, allontanato questa figura, insomma, no? È stato troppo tragico il destino di questo ragazzo. Io lo considero il mio poeta, proprio il mio poeta, perché quando sono arrivata nella casa ho visto questa fotografia con questi occhi, forse diabolici, penetranti, bellissimi, no? Lui, c'è stato qualcuno che ha scritto che non è un ragazzo dei tempi, è dei tempi antichi, ma è dei tempi moderni, per la drammaticità che esprime questo sguardo, no? È venuta fuori la figura di un giovane geniale. È un genio, certo. Se lei pensa le sue frequentazioni, se lei pensa quello che ha scritto lui, no? Non aveva, è morto a 20 anni questo ragazzo, quindi era veramente un genio, no? Veramente proprio geniale, insomma. Lui parlava correntemente latino e greco, leggeva i francesi nella lingua madre, quindi ecco, era tutto questo, è morto quando non aveva compiuto 20 anni, allora 21 anni, allora ecco, certo che era un genio. Certo. Un ventenne che lo scrive personalmente, amato da D'Annunzio. Molto amato da D'Annunzio. D'Annunzio, lui andava al Vittoriale e D'Annunzio gli fece, si scambiavano dei telegrammi molto d'annunziani, molto aulici, no? E D'Annunzio lo amava molto, tanto che lui era l'unico discepolo che potesse amare, è l'unico da cui era veramente amato, l'unico che io potessi amare.